Tornerai all'accampamento orchesco, grazie. Ehi, sai una cosa? Te la sei cavata bene prima. Davvero? Davvero? Oh no! No, oh, per l'amor del Piero! Baciatevi! Ma dai! Non è così che va il gioco! Il film, almeno. Che è successo? Perché non funziona? Shrek? Non è successo niente? Me ne sono accorto. Beh, è ovvio che non succeda niente, sciocchi. Non avete letto le parole in piccolo sul contratto? È tutto scritto qui. Vediamo. Nella clausola di rescissione. Visto? Qui dice che Fiona deve essere davvero innamorata. Ovviamente, a parte che non c'è scritto niente. Non basta che le piaccia. No, Fifi, ok. Ma povero! Shrek, ho cercato di essere gentile, ma adesso è davvero troppo. La parrucca dell'ira. Quella rossa, oh, finalmente. Allora, vabbè. Ci sta la cosina che è appena successa, ma no, non è proprio andata così, diciamo. Per grazie niente. Per avermi salvato. Temevo di finire i miei giorni in quell'orribile posto. Ehi, ho trovato questa potente lanterna. Oh, finalmente. Dovrebbe servirti per dare fuoco a ostacoli molto ingombranti. Meno male. Fantastico. Scommetto che questa lanterna potrebbe bruciare di tutto. Ottimo, e finalmente possiamo prendere tutte quante le ceste. Benvenuto nel mio negozio. Allora, cucini. Cosa abbiamo qui? Riduce il numero di colpi necessari per fare... Ok. Oh, finalmente. Guarda, sì. Ottima scelta. Ultima scelta. Guarda, dammelo 14 volte. Lo compro venduto. Tutto. Ecco come fai a potenziarla del tutto. Ecco come arrivi a completarla. Comunque ho capito perché è diventata grigia, perché la possiamo sbloccare al prossimo turno. Ok, dammi la vita. Uno dei miei oggetti preferiti per uno dei miei clienti preferiti. Certo, come no. Ma io ti direi, dammi il super attacco. Bene. Di livello 2. Ma sì, facciamo anche il livello 3. Oh, tesoro, ti piacerà, vedrai. Tesoro. Questo cos'è? Potenziamento del gruppo, esattivo automaticamente. Ok. Ottieni più potenziamenti in base alle fasi della barra. Ok. Ma sì, dammi tutto. Se posso dire la mia, hai davvero buon gusto. Eh beh, certo, cucini tutto quello che vuoi. Oh, tesoro, ti piacerà, tesoro. Vedrai. Tesoro. Oh, grazie per la tua visita. Grazie. Torna a te, cucini. Avrà un sacco di cose nuove in serbo per te. Ovviamente. Visto che abbiamo la torcia nuova, io direi di approfittarne e andarci a fare un attimo il giro. Ecco qua uno. Ok, dai. Distruggiti. Perfetto. Qua credo che dobbiamo salire col gatto. Più pesante di quanto sembri. Più pesante di quanto sembri. Visto? L'ho indovinata proprio neanche a stando ad ascoltare. Allora, sali micione. Miam 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 miau. Sono il gatto con gli stivali. Una volta ero più magro, una volta ero ciccion, e adesso sono solo un piccolo gatton. Scusatemi, non dovevo. Ecco qua. Dios mio. Dios mio. Che fatica in salire fino a qua sopra. Che tra l'altro con sti soldi mi sa che riusciamo a comprarci un altro potenziamento. Molto probabilmente. Che sta cosa qua tra l'altro potevo già farla prima. Molto probabilmente. Ma vabbè, lasciamo perdere il fatto che non possiamo scendere mezzo gradino. Però vabbè, dai. Dettagli. Dettagli. Dai, che palle. Sto coso ci mette una vita. Ecco, appunto, a distruggersi. No, non t'ho detto picchia. Porca puttana. Ecco. Oh, vabbè, dai, diamogli fuoco intanto che apriamo sta cesta delle palle. Dai. Apri sta cesta, wow. Perché è così difficile posizionare un oggetto? Intanto andiamo con Shrek e apriamo anche l'altra cesta. Oh, sì, ora sì che si ragiona. Ok, 460. 4 monete. Beh, forse qualcosina riusciamo a comprarla. Dunque, se non ricordo male, qui sulla barchetta c'era qualcosa che potevamo bruciare. Controlliamo subito. Sì, esattamente, c'era la legna da ardere. Vai Fiorda. Uno. E brucia anche l'altro, giusto per sicurezza, così almeno passiamo. Aspettiamo mezz'ora, grazie. Ecco fatto. C'è motivo che io bruci questi? Sinceramente no. In teoria
magari ci ha nascosto qualcosa. Niente male, in teoria, ma sinceramente non ne ho neanche la certezza. Zero totale, quindi non mi metterei neanche a bruciarli. Di qua? Probabilmente è un'altra zona, l'ultima che visiteremo. Ah sì, forse quello è il palazzo. Forse quello là è il palazzo di Tremotorgolo. Ok, andiamo al porto. Una volta arrivati al porto prenderemo la barca e la porteremo lì, sicuramente. Mi chiedo quanto sarà emozionante l'ultimo livello, tra l'altro, di questo gioco. Guarda, ho già i brividi. Ah, così, senza neanche una cutscene, davvero? Vabbè, intanto, grazie delle monetine extra. Vabbè, fanno avevo 6 monete. Ho sempre amato il porto. Così tante avventure, così tante emozioni. Ah, per questo. Così tante casse piene di pesce. Beh, quello era inutile a dirsi, ma pare che lo abbiamo appena fatto. Beh, certo. Cosa sono i granchi? No, ti prego, non dirmi che devo combattere anche i granchi. Va bene i topi nelle fogne, ma i granchi che vengono a cercare di menarci qua? A parte che, l'ho già detto, a livello grafico questo gioco non è neanche così orribile. Indietro! La cosa più bella che ho visto fino ad ora è proprio quest'acqua. Guarda che, cioè, per un gioco PS3 non è mica una cosa da poco, C'è tanta roba quest'acqua. Certo, magari ci sono giochi con delle texture addirittura migliori, non voglio certo metterlo in dubbio questa cosa. Volevo dargli fuoco io, lo giuro. Vediamo qua che cosa c'è. Non lo so. Non lo so perché la telecamera giustamente decide di non farmi vedere nulla e quindi granchio mi dispiace, ma lei deve morire. Quindi me ne andrò prima che ne appaiano altri. Non riesco a capire perché non ha funzionato. Perché lei non ti ama? Prendermi il contratto da quel tremotino. Ma ce l'hai già il contratto. Ancora tu? Sei qui per fregarci di nuovo. No, Shrek, devi credermi. È colpa di Tremotino. Mi ha costretto lui a farlo. Ma adesso voglio aiutarti. Certo. Vi ho perfino procurato una barca. Ah, sì. Dove sta la barca? No, ti prego, è una bagnarola, vero? Ah no, beh, la faccia al cazzo. Shrek, non quella. Ah, ecco. Dov'è? Qual è la barca? Vabbè, meglio di nulla, dai. Oh, sempre meglio che camminare. Esatto. Ok, tu inizi a pedalare. Io? Io? Ah, va a pedali sta cagata. Oh no, dai, scusami. Sì, non sono certo un lupo di mare, ma so che il punto in cui ti posizioni sulla zattera influenza la manovra di Pinocchio. Ah, allora, scusami. Questo è un dettaglio importante. Questo è un dettaglio importante che effettivamente, se non mi dicevi, non avrei scoperto. Ma scusa, se sto al centro, rallenta e basta, ok. Posso romperle le casse? Perfetto. Allora, quindi probabilmente le casse sono la mia indicazione. Sono l'indicatore. Quindi se vado di qua, vediamo se c'è qualcosa di nascosto. Ovviamente no. Potevano sforzarsi, giusto? Minimo minimo, magari mettere una sola cesta lì, ma guarda, va bene così. Non mi aspetto neanche più troppo da questi giochi. Vediamo se di qua, ovviamente no. Non c'è un cacchio. Ma magari va bene, guarda. Seguita questa cosa. Continua a pedalare. A guidare ci penso io. Esatto. E se ci sale qualcun altro? In quel caso segui lui. Avanti, diamoci una mossa. Sapete, le cose andrebbero molto, molto meglio se riusciste a stare più vicini. Forza, tutti insieme. Abbraccio di gruppo. Mamma mia. Ti ho mai detto che ho paura dei granchi? Spesso mi scambiano per un pezzo di legno spiaggiato. Ecco appunto. Questa è la cosa più stupida che abbia mai... granchi! Ma ti dirò che in realtà la cosa dei granchi che possono... a parte il granchio che pesa mezzo grammo, però dico, la cosa che un nemico può cambiare la tua direzione mica è male, nel senso, può veramente destabilizzarti tutto quanto il percorso e il viaggio. Peccato che hai sfruttato male, nel senso, la barca di prima. Guardate, capitano, Gorgo! Cos'è quella roba che brilla su quella nave? Gettate l'ancora! Sì, capitano! Ah, è questo, ok.
Fantastico! Quella nave pirata ci blocca il passaggio! Benissimo! Già, anche quei gorghi non sembrano affatto amichevoli? Poco importa, dobbiamo levare di mezzo quella catena, forza! Allora, prima di tutto, Shrek, fammi un attimo parcheggiare. Ecco! Che si è parcheggiato da solo. Al pilota automatico. Grazie. Intanto io... fermo. Pioggia di monete d'oro oggi, eh. Oggi si diventa ricchi. Grazie. Che tra l'altro mi sono sbagliato. Non è quello che ti... è già finito. Non è quello che ti droppa il doppio dei soldi che c'hai lì, ma trasforma tutte le monete in monete d'oro. Che vabbè, è praticamente quasi il doppio di quello che prenderesti normalmente. Un po' come essere stagista. Quando passi da stagista... Grazie. Ad assunto prendi il doppio di quello che prendevi. Ovvero niente. No, scusatemi. Questo è black humor lavorativo. Ovviamente tutto contestualizzato, certo, non sia mai. Che in realtà alla fine, cioè, a cosa mi ha portato questa fermata? Mi ha portato solo a questo tesoro? Questo tesoro che hanno già aperto? Cioè, il tesoro ovviamente erano il coso qua delle monete, palesemente. Però almeno qualche oggetto in più potevano farmelo trovare, no? Vabbè, Pinocchio, torniamo indietro allora. Eccoci qua, allora. È molto probabile che io non debba avvicinarmi a quel turbinio acquatico. Però per fortuna non è che mi attrae. L'importante è che io non ci finisco dentro. Stronzo, io che penso anche che possa attirarmi. No, l'importante è che non ti ci butti dentro fisso, proprio brum, che ti ci butti tu. Oh, Pinocchio, occhio. Va bene che questi... ti cosi non so. Ho le gambe stanche. Ma sei di legno. Cosa? Come puoi essere stanco? Sei meglio di un piroscafo da competizione. Dai. Ecco fatto. Ok, dai. Pinocchio. Ecco fatto. Allora, c'è un punto in cui fermarsi. Sì, lì c'è una struttura di legno. Quindi direi ci fulla. Calmo. Quanto è grosso. Sì, qua i granchi ti possono fare ammazzare tranquillamente. Ciao. Ura! Qui puoi trovare dei tesori. Ma non è in questo modo che ti disferai della nave pirata. Ma vaffanculo. Io faccio il cacchio che voglio. Voglio cercare i tesori, cerco i tesori, no? Pensa a te se il maiale mi deve dire no, non puoi cercare tesori ora. Devi andare a togliere barca. No, faccio il cacchio che voglio io. Sono io il giocatore, cioè io il controller in mano. Vaffanculo. Aspetta, calmo. Piano, con calma. Aia, che male. Ma esplode, se... siamo okay. Certi che queste cose siano sicure? In teoria sì, Shrek, quindi. Allora, una la buttiamo qui. Vai, Fiona. Indietro. Ah beh, in realtà sai che non mi serviva. Perché la X è apparsa su tutti. Guarda che sta cadendo piano piano. La X era apparsa su tutti i personaggi. Quindi mi potevo già incastrare. Mi potevo benissimo incastrare per prendere quei soldi. Comunque, grazie dei soldi extra. Vai Shrek, vai a prenderne un'altra. Però prima... ma è giusto che lampeggino così? Non lampeggia, è una cacchio di bomba alla Willy il coyote, su. Non rompe le balle. Finalmente! Madonna mia. Qualcuno mi aveva detto che i modelli che siano sicure? Di questo gioco, forse del precedente, non mi ricordo, ma credo che sia questo. No, erano questi, è vero. Mi aveva detto che questi modelli sono stati usati nel video di Shrek is Love, Shrek is Life. Esploderà. Ma scusami. Ah, vuoi vedere che... No, aspetta, scusami. E Ciuchi? Ah, Ciuchi. Eh beh, certo. Ciuchino le spero può calciare. Calcio in faccia. Calcio. Ciuchino le calcia, madonna, è più veloce così, giusto? È come calciare un pallone, un terribile ed esplosivo pallone. Guarda, l'importante calcio. È che non esplode se continui un pallone, a colpirlo. Un terribile ed esplosivo. Sì, pallone. sì, Ciuchino, pazzittati un po'. Cioè, l'unico inutile qua è il gatto in pratica, bomba mi stai accesa, dicendo. Al riparo. Vediamo se non male. Se sto qui se mi colpisce. Puff. Ok, perfetto, tesoro trovato. Qui ce n'è un altro da rompere.
Qui c'è un'altra roccia, ma non credo ci sia nascosto nulla lì. E una la mettiamo qui. Allora, vai Fiona. Una questa. Esploderà. E una è questa qua. Bomba accesa, al riparo. Bomba accesa. Ogni tanto quando cambi con Shrek, guardategli la pancia. Blub, che fa così. Allora, ti giuro che sapevo che non c'era nulla, ma mi aspettavo almeno, non lo so, un fiocchetto. Bene, tipo quello del gatto, un pancake per ciuchino, ma vabbè. Colpa mia che ci spero ancora. Allora, io andrei ad affrontare un attimo quei granchi qua, così evitiamo... Ecco, esattamente. Volevo evitare che magari apparissero in momenti più tragici. Quindi, vediamo se... No, qua non mi posso fermare, vero? O forse sì. No, non mi posso fermare. No, non credo. Vabbè, non importa. L'importante è riuscire a passare senza farsi risucchiare dal vortice d'acqua. Tanto l'importante è che tu continui a muoverti. Poi tanto ci pensa il gioco. Calmo. Calmo. Vai. Ok, qua non c'è nulla. Io andrei un secondo. Amici. Perfetto. Dai. Bravo Pinocchio. Bravo Pitocchio. Eccoti qua. Allora, andiamo da questa parte. Vediamo se c'è qualcos'altro di nascosto. Non ci possiamo passare perché abbiamo bisogno... Dicevo, non ci possiamo passare perché abbiamo bisogno degli zoccoloni dorati. Calmo, ci torneremo. Guarda, vi ringrazio di avermi portato in un punto sicuro. Stupidi granchi. Calmo. Stupidi granchioni. Calmo. Cioè, vai veloce ma piano qui, mi raccomando. Ecco. No! L'ho quasi sentito. Ah, ma non mi... io che... Scusami, adesso per amor di causa. Non fa niente. Guarda, sono deluso. Non mi aspettavo nulla, ma sono deluso. Vediamo se almeno quello gigante fa qualcosa. Ok, questo mi ha sorpreso. Questo mi ha sorpreso positivamente. Ti prego non dirmi che devo rifare tutto. Ammetto che... Aspetta, ok, no. Sono... Dove sono? Ok, quello grande un po' mi ha sorpreso. Quello piccolo sono rimasto abbastanza deluso. Mamma mia. Cioè, alla fine di questo livello tu devi continuare solo a muoverti, anche se all'atto pratico... Oh, calmo. Buonanotte. All'atto pratico, come dicevo, non stai facendo nulla. Cioè, va tutto in automatico. Tu devi solo mettere la direzione in pratica. Oh, calmo. Devi solo scegliere la direzione, ma nell'atto pratico fa tutto il gioco. Qua c'è qualcosa? Ok, no, c'è la... Non possiamo passare perché c'è la catena. Ehi, questo già lo sapevamo. Posso venire anch'io? No. No, tu resta qui e sorveglia la barca. E spera che non arrivino con le accette. Giusto, e spera solo che non arrivino con le accette. Accette? Occhio! Accette? Madonna mia. Attenzione! Sì, in cuor mio... Ho sperato che... Indietro. Non lo so, almeno questo gioco fosse decente. L'ho sperato con tutto il cuore, sincero. Sapere che è così deludente non mi lascia deluso, ma mi lascia veramente attonito, nel senso... Occhio! Perché è fatto... Sono impazziti? Perché è fatto così male? Quindi... la madonna, le mie non avevano sta forza incredibile. Fammi indovinare, puoi raccogliere le bombe per usarle come vuoi. Allora, aspetta che vai, che vada Shrek. Ecco qua. Aspettiamo altri 10 minuti, perfetto. Apriamo la cesta. Non male. Gracias, dei soldi. E io intanto me la batto. Ok, due bombe che si mettono... che sono abbastanza vicine. Fanno un'esplosione a catena. Puff.
grande. Ui, calmi con queste bombe. Ma... ok, questa sta già per esplodere, quindi prendiamo questa qua. Così. Più che altro, sai cosa? Forse qua dobbiamo usare veramente solo Shrek, perché magari Ciuchino colpendole le fa esplodere prima. Meglio evitare problemi, no? Ecco fatto. Ok, mi serve un'altra bomba. Oh, ne ho qui una pronta! lo vedo Shrek, aspetta. Grazie. Ehi, attento! Aia, ma stavo passando. Ok, qua non c'è nulla. Prendiamoci il tesoro. Shrek, il tesoro. Niente male come giornata. Dai, un po' di potenziamenti comunque ce li riusciamo a permettere dopo. Quando torniamo all'accampamento, calmo. Un po' di potenziamenti comunque riusciamo. Vieni a me, piano, bomba. Con calma. Ecco, basta. Vabbè, l'importante è che ce l'abbiamo fatta. Ehi, Ciuchino, prenditi questi zoccoli dorati. Come hanno fatto quei pesci lessi a superare le nostre trappole? Sono i pirati del terzo gioco. Sono gli stessi modelli. Come pensavi. O meglio, sono gli stessi vestiti. Sono tutto per te. Hai quasi spazzato via il vento dalle mie. Anche questo è per te. Mi hai colpito. Ecco fatto. Madonna mia. Torna qui, vile terricolo. Ok. Ok. Esplosa per... Basta! Calmo. È come calciare un pallone. Ok, calciarli. Calciarli non me le fa esplodere, però per sicurezza è meglio piuttosto usare... Mi hai colpito! Usare Shrek piuttosto che... il ciuchino. Aia, ma che dolore! Quello? Cos'è? Cosa c'hanno in mano questi? Una tromba? Adoro una bella rissa. Cos'è? Ah, era tipo... sì, era tipo una tromba. Vabbè, io intanto continuo a menare, che tanto non è che c'è molto altro da fare, quindi beccatevi questo. Occhio, amico. Bastardo. Ecco, lo sapevo che esplodeva. Ho ancora il mal di... Vai, esplodetevi tutti. Bravissimi. Quando fate queste cose coordinate mi piacete tanto. Questo è solo l'inizio. Stai facendo arrabbiare? Mi stavo per dire grazie dei cuori. Non ti piace vedere le stelle? Cambiamo col gatto giusto per... calmo, allora. Ho sbagliato. Mi sono allenata per momenti come questo. Tra l'altro voglio vedere quello di Shrek. Sì, anche questo è per te. Ok, è un applauso gigante, insomma. Buonanotte. Prendiamo... la ho sbagliato. Ho sbagliato. Io stavo facendo la X e invece ho fatto il quadrato. Bene, grazie infinitamente. Qua c'è una roba da rompere. Sì, ma no. Qua abbiamo bisogno di Ciuchino. Ma ancora, appunto, il coso non ce l'abbiamo. Fammi indovinare. Puoi dare fuoco alle bombe. Ma chi l'avrebbe mai detto? Indietro. Oppure te la butto lì. Usare la bomba che sta per esplodere per far esplodere tutto. Puff. Dai però, queste esplosioni lente. Santo cielo. Ne abbiamo bisogno di un'altra. Qualcuno mi lancia una bomba? Ma cosa? Perché è esploso a contatto? Scusami. Non sono mai esplose fino ad ora a contatto. Siamo certi che queste cose siano sicure? Sì, tranquillo. Mi stai facendo arrabbiare? Al sud le usano continuamente e non esplode nessuno. Molto pesante. Ah, ok. L'ho quasi sentito. E io la lascerei lì. Puff. Ok, e una è andata. Dai. Sì. Ecco fatto. Sì. Allora, vedi di nuovo Shrek. Ne ho qui una pronta. Mettila qua in mezzo fra queste due che così esplodono. Ma cosa? Entrambe, stavo dicendo. E infine... ecco fatto. Così possiamo passare. Vai, Ciuchi. Spero che non mi esploda in faccia. Ma quello lo speriamo tutti. Calcio. Ecco fatto. Questo è il modo più sicuro per evitare i colpi. Che effettivamente fare sta roba mentre sei bersagliato dalle bombe mica è facile, vediamo se riesco a incastrarla qua. Sì, in teoria. Ecco fatto, perfetto. Tac. Allora, aspetta che... vabbè, ormai.
Molto ormai pesante. Chi se ne frega dei colpi, sincero. Ecco fatto, altra bomba. Piano, con vai calma. Qua in fondo. Ma io ti giuro che gli lancerei una bomba invece. Vabbè, guarda, usiamo Fiona e è andata a cagare indietro. Tutti. Adesso quanto ci fate che la nave viene risucchiata. La nostra ancora! Andiamo alla deriva! Me ne sono accorto! Tenetevi forte! Ma dai! Che diamine, ci è mancato poco. Forse dovremmo arrenderci. Chiudete il becco, marinai. Un altro gorgo, a dritta! Maledizione, gettate l'altra ancora! Ma come? Gettata, signore! Vi odio. Speravo veramente che veniste risucchiati da Davy Jones per porre fine alla mia sofferenza. Ah, ma sì? Effettivamente mi aspettavo forse troppo. Vabbè, andiamo allora. Dove dobbiamo andare? Da questo lato. Seguiamo la freccia, calmo. Seguiamo la freccia, stavo dicendo, e andrà tutto bene. Dobbiamo solamente proseguire dove le casse ci di... Non è che mi esplode la barca, vero? Madonna mia. Ehi! Non mi aspettavo che l'esplosione ti desse un boost incredibile. Tipo, quello è piccolo o grande? Cioè, come le devo considerare le grandezze? Qui c'è un'altra zona dove fermarci. Altro tesoro? Ferma? Ok, non riuscivo a scendere. Niente soldi? Ah, eccoli. Solo che non riesco. Ecco, sto dicendo. Solo che non riesco a prenderli. Vediamo. Anche qui abbiamo bisogno dello zoccolo dorato. In realtà basterebbe girare di qua, però vabbè. Eccone uno. In arrivo. Ho sbagliato. No, porca. Vieni qui. Guarda com'è soddisfatto Shrek di portare quel barile. Indietro. Vai Shrek. Posso aprirti da questo lato? Ovviamente no, era dall'altro lato. Un barile di olio alla volta, con precisione. Guarda. Ormai, veramente. Becca di questo. Vai Fiona. Indietro. Attenzione. Vai Shrek, apri e dammi tutti i soldi che ci sono all'interno. Sono fortunato. Hai voglia. Come se tu avessi problemi di soldi. Sicuramente. Aspetta. Ecco appunto, parlando di problemi di soldi. In ogni caso io a sto giro terrei ciuchingolo, perché il signorino può calciare via le bombe con un colpo solo. Ma da questa parte c'è qualcosa? Sì, c'è la loro catenona. Questo vuol dire che probabilmente faremo il giro dopo. Ok, da questo lato non mi sembra ci sia nulla, quindi io proseguirei e seguirei la freccia laddove ci sta indicando di andare. Ecco fatto. Ecco, oh, calmo. Oh, oh. È come calciare un pallone. Un terribile ed esplosivo pallone. Spero che non mi esploda in faccia. È difficile dirlo, Ciuchino, perché effettivamente con tutte le bombe che ti lanciano, prima o poi qualcosa esplode. Oh, via, 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 via. Vai via da lì. Anche se tanto non è che ci risucchia, ci faccia altro. In ogni caso, la nostra imbarcazione, la nostra... la chiameremo Timothy Bot. Sta andando alla grande. Ok, io devo fermarmi lì? Sì. No, non devo fermarmi qua. Però io mi ci fermo lo stesso. Qui, 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 bravo. Ehi, che cacchio ci fai qui? Oh, oh, anche se qui c'è molto da esplorare, la nave dei pirati. Oh, rompipalle che sei. Se sono qui è proprio per esplorare, quindi. Cioè, già il gioco ti dice... c'è lo specchio. Già il gioco ti dice, dai, muoviti, fai missione. Però poi ti dice, vai a fare un giro da queste parti. Allora, qui non c'è nulla. Qua sotto invece non c'è nulla, questo vuol dire vai specchio. Serve una barca? O una cima? O un pirato? O del bitume? Allora sei nel posto giusto, sì. Posso esatto prenderlo? Il porto di molto molto lontano. Scusami, allora. Credo che non mi servano a niente i palloni.
Credo che proprio che siano solo lì per bellezza, per bellezza. Oh, grazie al cielo, sei qui. Sono responsabile delle decorazioni per la festa del giorno del fondatore. Devo finire, è in fretta. Ma quei bottoni sono troppo pesanti. Puoi aiutarmi? Sì. Devo prenderli? No. Cosa vuoi dalla mia vita? Ah, questi sono bianchi, aspetta. Ok, ho capito. Parte bottoni. Dai. No, e dai. Ok, uno è dentro. Io userei il gatto perché è più piccolo. E la sua hitbox è uguale più o meno a quella della palla. T'ho detto entra. Porca di quella miseria. Ecco. Perfetto. Vai. Ok, colpirla non serve assolutamente a nulla. Una palla è dentro. Manca l'ultima, dai. Manca l'ultima palozza. Wow, la ciliegina sulla torta. Grazie. È ora di dare inizio alla festa. Oh no, ho capito cosa è appena successo. Siccome entrambe le palle sono marcate per entrare nel cerchio viola, qualsiasi cerchio viola va bene in pratica. Cioè, a lui non gliene frega niente che io l'abbia messo entrambi dentro il buco, basta che sia in quello viola. Oh, bella festa. Sì, mi piace. Bello scenario, una brezza leggera, niente puzza di uovo marcia. È un lato positivo. Certo. E intanto. Scusami, qui ci sono altri due palloni. Non è che mi dai un premio nascosto? In teoria. Allora, è probabile che sto pensando anche troppo oltre. È molto probabile, ma secondo me questi due palloni vanno nella bocca. Secondo me questi due palloni vanno là dentro. No, e invece no. Cioè, sembrava fosse rialzato come quello viola e quello blu, ma invece no, va bene. Stavo overthinkando come al solito. Benvenuto. Per fortuna siamo dall'altra parte. Terremotino. E se Salmastro nel nostro mondo era sufficiente, beh, ricrediti. Vabbè, guarda, qualsiasi cosa tu dica, specchio, io ti dirò di sì, perché tanto. Oh, sì, ora sì. Dici che quel cacchio ragiona. Che vuoi, fai quello che vuoi. Nessuno ti ferma. Bene, grazie infinitamente. Grazie delle 2000 monete, sono abbastanza contento. E per 3 monete abbiamo fatto 1, 2, 3, 7. Ave le spiegate verso l'avventura. Che nervoso. Al porto di molto, molto lontano. Azzittati, per favore, specchio. Che tanto ora torno indietro. Non pensare al pesce marcio, ma respira il profumo dell'oceano. Certo, respira pieni polmoni la merda di gabbiano. Altro mondo. Respirala proprio. Che puzza oggi che c'è nell'aria. Da questa parte c'è qualcosa? Secondo me no. Ovviamente, non c'è mai niente dovunque io penso che ci sia qualcosa. Qui c'è. Bombe, bomberoni, bombertoni. Copertoni bruciati. Dov'è? C'è la. Calmo. Via da qua, via da qui. Via da lì, via da lì, via da lì. Troppo tardi ormai. Ci dobbiamo passare dall'altra parte, Pinocchio. Molto lentamente, comunque. Vediamo se qui mi ci posso fermare. Ecco fatto, dai, che tanto ormai ci eravamo già incastrati. L'importante è uscirne. Allora, io da qui posso passare, sì. Cioè, mi posso fermare lì. Ma a me interessa fermarmi qui. C'è un modo per fermarsi qua sotto? È molto probabile perché la freccia continua di lì. Quindi questo vuol dire che questa è un'altra zona extra. Ma pensa quanto è veloce in realtà questa zona. Madonna, che canestro. Pensa quanto è veloce questa zona. Calcio! Spero che non mi esploda. Ecco fatto. Pensa quanto in realtà questa zona è velocissima. Wow, che roba! Ma dici che il coso di olio qui esplode? Wow. Sì, direi che erano esplosivi. Pensavo fossero fatti solo. Pensavo che era solo proprio la traccia di olio, appunto. Allora, fermo. È come calciare un pallone. Un terribile, ecco, lo sapevo. Esplosivo pallone. Faccio finta che non sia successo, ok? Vabbè, facciamo finta che non sia successo nulla. Abbastanza soldi da comprarmi una cassa di cialde. E forse anche un po' di sciroppo. Certo. Allora, calmo. Calcio. Dall'altra parte, vai. È come calciare ecco un fatto. Pallone. Un terribile.
terribile ed esplosivo pallone. Da questa parte. Calcio! Spero che non mi esploda in faccia. Come calciare un pallone. Ok, però pallone. Ci siamo. Siamo per prendere anche il prossimo oggetto nascosto. Oh, i giochini amano i soldi. E chi non li ama? Dai, bravissimo. Spero che non mi esploda in faccia. Sai qual è il problema? È che poi rotola. Calcio! Spero che non mi esploda in faccia. Calcio! Dovrei cercare di farmela lanciare verso di qua. Ecco, bravissimi. È come calciare ecco un qua. Pallone. Un terribile ed esplosivo. Vai, esplodi, mi sa che sei allontanata troppo. Calcio! Fermo. Au! Spero che non mi esploda in faccia. È come calciare ecco un fatto. Pallone. Un terribile ed esplosivo pallone. Quell'arco mi donerebbe assai. Bravissimo, Ciuco. Intanto allontaniamoci prima che ci bombardino massimo anche l'esistenza. Ok, devo trovare un oggetto. Oh no, non intendevi colpirmi, vero? Ok, le bombe spero in realtà che non mi esploda in faccia. È come calciare un pallone, un terribile esplosivo. Le bombe pallone. Non hanno consistenza. Vuoi vedere che forse dovevo usare una di quelle taniche d'olio? È molto probabile che io avessi dovuto usare una di quelle taniche. Lavoro di squadra. Servono due giocatori. Ah no. Vero anche quello. Succede così poche volte, come ho già detto, che veramente uno non ci pensa. Ah, il grande gatto con gli stivali. Dove sei stato, mio felino amico? Calmo. Allora. Dai, quella è la mia zona più sensibile. Ok, quindi il secondo giocatore o il più pesante dei due. Calmo, non riesco più a controllare chi è chi. Allora, Ciuchino, via da lì. Tu, bravo Micio, restatene qua. Tu, Ciuchino, vai da questa parte, che il gatto è più pesante di te. Calmo. Perfetto. Vai, Shrek. Oh sì, ora sì che si ragiona. E io toglierei il disturbo. Addio. Fuori legge o... Scusami. Cos'è questo trofeo? Completa il rompicapo multigiocato. Rompicapo. Wow. Va bene che io pensavo di poterlo fare da solo, ma addirittura rompicapo. Wow. Va bene. Vai Pinocchio. È il momento di andare verso la prossima isola. Il rompicapo addirittura. Ok. Vai. Io direi che potete esplodere. Perfetto. E ora a tutto gas da questa parte. Paf. Quella ci arriva sulla barca, ovviamente. Oh no. Bravo. Ecco fatto. Quindi dai che ci siamo. Questo è il nostro porto? Ti direi di sì, ma in questo giro la corrente, ecco, non ci lasciava andare. Si passa, sì, ma dopo che avremo tirato giù la barca dei pirati. Quindi, vai Pinocchio. Ecco fatto. Allora. Che cosa abbiamo qui? Abbiamo dei potenziamenti, ya? Sì, ce li abbiamo, ya. Allora. Calmi tutti. Bravo, ma dall'altra parte. Oh, ne ho qui una pronta. Anche io, tieni. Ehi, attento. E che non lo sapevo. Sì. Tu, che succede? Ah, ho capito perché stava succedendo. Perché è incastrato in mezzo alle rocce. Allora, vieni piano, con me per favore. Con calma. Ecco fatto, ora mi esplode, ovviamente. Madonna mia, è stato terrificante quello che ho visto. Di quanto sembri. Allora, tieni il tuo posto nel mondo. Spero che non mi esploda in faccia. Ok, speravo sinceramente che non esplodesse, ma ehi, vediamo se mi protegge. Mi ha protetto abbastanza, devo dire. Ma è giusto sicuro che l'appeggino così? Non ci arrivo. Occhio amico. Ovviamente nel culo mi è arrivata.
Siamo certi che queste cose siano sicure? Aloia, guarda. Approvate dal Ministero della Sanità. In persona, wow, addirittura. Molto pesanti. Ed ecco qua l'ultimo cassone. Ecco fatto. Andiamo finalmente dall'altro lato, perché non possiamo rompere quelle casse. No, 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 no. Dov'è il gatto? Facile per me. Certo, come no. Sarò anche rotondetto, ma sempre agile. Sei sempre un micio carino. Cos'è sto rumore? Ah, ok, è una trappola. It's a trap. Passiamo sotto. Apriamo. No, apri il forziere. Micio, apri il forziere. Porca puttana. L'oro è come l'erba gatta. Certo, lo usi per fumare. Forse non bisognava dirlo, non in modo così esplicito. Allora. Ah, ok. Miau. Così, diretto. Una cosa da nulla. C'era bisogno della cutscene per far vedere che aprivi così velocemente la cesta, il portone. Così si è spaccato in due. E finalmente possiamo scendere. Così sorpresi. Aspetta un attimo. Dobbiamo fermare quei terricoli. Già, altrimenti il capitano ci farà la pelle. Acciuffiamoli. Miau. E il gatto con gli stivali si è a posto. Scatta e graffia fino alla tua resa. Ehi, ma mi sta mostrando. Mi ha fatto così al culo. Ah, ma quella non era una tromba. Quella era una pistola. Ma che davvero? Hai mancato il naso per un baffo. Colpite ai fianchi. Ecco, fatto. Aia, fatto male. Non costringermi a usare gli arti. Allora, io proverei a fare un attimo una cosa. Ok, è esattamente quello che credevo sarebbe successo. Totalmente. Ehi, hey. Sti granchi delle palle maledetti. Non puoi Ma stai zitto, guarda. Cosa impari? Fammi sto favore e azzittati un po'. Ti è piaciuto? Oh no, ok, aspetta. Vai Ciuco. Ciuco. Torna qui, vile terricolo. Ah sì? Potresti anche Allora, ui, quanti colpi. Prenderò. Vai. Maledizione. Ok. Ad ora il colpo migliore con la stella è sicuramente quello del gatto. Il colpo migliore con la stella è proprio quello del gatto. Totalmente. 100% RTL grandi successi. È bello essere un micio. Ma mi dici che posso passare di qua? Io dico di sì. Io dico che possiamo proseguire. Se riusciamo a incastrarti qua dentro. Ok, vai, micio. Ma non capisco il rumore questo qua. Aspetta, vai. Ma sono sempre un micio. Sì, sei proprio così, Fiona, tu. Beh, chi se ne frega di aver sbagliato, l'importante è essere passati, no? Ok, vai Ciuchino. Ciao, barile di olio. Vai Shrek. E vai pozza d'olio che piano piano inquinerà il mondo. Poi guarda, sono tutte la stessa immagine, cioè la stessa PNG della pozza d'olio che si parte da una parte all'altra. Perfetto. Ecco qui, facciamo attenzione. Attenzione. Diamo fuoco. Occhio. A tutto. E guadagniamoci sti poco di soldi extra. Qui. Niente, è già finito. Com'è possibile che quel bonus non duri veramente nulla? Vabbè che non è che l'abbia potenziato a chissà cosa, per carità. È anche probabilmente colpa mia. Probabilmente. Però porca miseria, neanche che dura quanto? 5 secondi in croce? Ho fatto due casse io, Ma scusami, vabbè. Ecco fatto. Ecco cos'era il rumore. L'abbiamo scoperto alla fine. Non capisco. Vabbè, guarda. Calma.
Vabbè, chi se ne frega. Mi toglie mezzo cuore, non è che mi sta a morte. Mi è arrivato dritto dritto uno spuntone al Q. Mi è arrivato proprio dritto nel Q. Ore. Sempre pensare male voi. Allora, lì c'è un cuoricione gigante. Visto che è qua, prendiamolo. Ecco fatto. A parte che veramente non è che puoi scavalcare la roccia, passare di lato. No, 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 devi per forza passargli in mezzo. Non è che posso romperlo? No, ovviamente. Anche io che ci provo a pensare che possa succedere una roba del genere, eh. Mamma mia, quanto sono innocente. Grazie. Per credere che questi giochi abbiano queste meccaniche, eh. Mamma mia. Allora. Ci buttiamo qua dentro. Ci buttiamo qua. Dolore metafisico e metamentale. Ecco qui. Che tanto, finché ti toglie mezzo cuore, dicevo. Basta. Chi se ne frega del resto, no? Torna qui. Hey. Ecco qua. Te la sei cercata. Dall'altra parte. Vabbè, grazie del colpo inutile. Però perlomeno. Prendi questo. Perlomeno abbiamo preso la bomba. Se mai che possa essere utile, no? Voi dite che la bomba funziona contro le altre bombe? Io dico di no. Attenzione! Puff! Vediamo i pirati che crepano. Capitano, abbiamo perso il controllo. Siamo diretti verso il Gorgo. Cosa facciamo adesso? Prendete le vostre cose. Ci facciamo una nuotata. Fatto! È stato poi così difficile, vero? Guarda, pirati dei Carai. Davvero è finito il livello così? Cioè, il livello era... Vabbè. Nave affondata.